Radio Radicale con l'onorevole Fausto Raciti del Partito Democratico, segretario del PD in Sicilia, per parlare del caso Crocetta. Allora, noi domani assisteremo a questa seduta dell'Arsa che è stata rimandata, nella quale Crocetta spiegherà quello che è accaduto nei giorni scorsi. Volevo sapere che tipo di giudizio politico dà di questa vicenda complessivamente anche alla luce delle iniziative che lo stesso Crocetta ha annunciato ieri in televisione, di querelare l'Espresso. Io penso che su quel punto il Presidente della Regione abbia perfettamente ragione, che mi bastano e avanzano le dichiarazioni chiarissime di Lovoi, che oggi dalle pagine del Corriere della Sera dà anche un'ennesima altissima lezione di senso delle istituzioni, della necessità di separare processo politico e processo penale, fermo restando che Crocetta non è coinvolto in questo momento in alcun tipo di procedimento, però lui fa una riflessione giusta. Molto spesso la politica usa la magistratura come alibi per girare attorno ai problemi politici e regolare i conti al proprio interno. È una storia vecchia questa in Sicilia. E Lovoi in questo ci riporta alla verità e a un ragionamento più lucido e più politico. Detto questo, in Sicilia ci sono enormi problemi, c'è un governo in impasse e c'è stato un sistema di governo che noi non denunciamo ora, abbiamo denunciato quando si sono presentati questi problemi, molto prima che si parlasse, solo parlasse di intercettazioni o di dimissioni di Lucia Borsellino, che riguarda il fatto che il potere è stato gestito da una cerchia ristretta attorno al Presidente della Regione nel nome di una antimafia col randello che premiava e puniva secondo i propri desiderata, che legittimava e delegittimava secondo i propri desiderata e che si è rivelata essere nient'altro che uno strumento di potere e di spartizione. Lei che cosa pensava del rapporto tra Crocetta e Tutino prima che scoppiasse questo? Onestamente non conosco Tutino, non so chi sia e mi permetto di insistere sul fatto che il problema non è quello, non è cosa dice Tutino al telefono con Crocetta rispetto all'intercettazione dell'Espresso, perché per me semplicemente quella cosa non esiste. Nel momento in cui Lovoi parla, non esiste. Io penso un'altra cosa, cioè che c'è stato che la carriera di Tutino, che in questo è esemplificativa di quello che intendevo, è una carriera fatta a suon di denunce. Il che quando ti chiedevi il perché Tutino fosse lì dove era, ti rispondevano: ha fatto le denunce. Questo dimostra che c'è un modello che non ha funzionato, che è questo modo di utilizzare e di concepire la battaglia antimafia. E che oggi il presidente paga lo scotto di questa idea, di questo modo di governare, che è stato imposto dal circuito dei suoi fiduciari. Ecco, se dipendesse da lei esprimere un voto di fiducia o di sfiducia nei confronti di questa giunta, lei come, che cosa esprimerebbe? Ma nel Parlamento siciliano non c'è il voto di fiducia, il presidente è eletto direttamente. No, ma io parlavo di fiducia politica Ma da segretario del Partito Democratico. mi piacerebbe sentire prima quello che lui dirà domani, ma domani non c'è un voto di fiducia o di Sì. sfiducia. Io credo che c'è un punto sul quale noi siamo stati e continueremo ad essere irremovibili, o noi o quel cerchio magico e quell'idea di antimafia, che è foriera di danni, di disastri a questa esperienza di governo, e allo stesso Crocetta in maniera incredibile. Noi su questo saremo irremovibili, sta a fare su questo una valutazione al PD, ai suoi alleati e in fondo anche al Presidente della Regione, perché temo che non sia ancora chiaro che lì è il cuore del problema, non nell'intercettazione dell'Espresso. Bene, la ringrazio il segretario del PD in Sicilia, Fausto Raciti.